Una buona giornata, benvenuti a questa edizione del telegiornale di Toscana TV. Oggi torniamo in apertura a parlare del tema che tiene banco a Firenze e non solo, perché nel quadro del PNRR, in cui la nostra penisola è complicata perché sui tempi e sulle opere che devono essere realizzate, che probabilmente non riusciranno, almeno in parte, ad essere realizzate entro il 2026, c'è un grande dibattito che sta tra il governo, ovviamente, e Bruxelles, e all'interno di questo dibattito c'è anche lo stop, diciamo così, ai 55 milioni di euro che dovrebbero servire a Firenze per riqualificare la zona del Campo di Marte e ovviamente il restyling del Franchi. Questo è il tema che tiene banco, di questo si è parlato e si parlerà anche nella giornata di oggi, dopo il botta e risposta, diciamo così, tra il Comune di Firenze e l'Europa. Di questo ha chiesto anche questa mattina Chiara Valentini, in questo caso al Presidente di ANCI Toscana Matteo Biffoni, in un convegno a Palazzo Vecchio. Noi per parlarne ci colleghiamo proprio in diretta con Chiara Valentini da Piazza della Signoria. Te, Chiara. Sì, buongiorno, siamo proprio qui in Piazza della Signoria perché in Palazzo Vecchio questa mattina si è tenuto un incontro di ANCI sui servizi, si è parlato anche di multi-utility, ma è proprio qui che abbiamo incontrato Matteo Biffoni, presidente di ANCI, e a lui abbiamo chiesto proprio anche un commento sulla vicenda Franchi e Stadio di Venezia, perché la questione riguarda anche un problema di rapporti istituzionali tra i sindaci, il governo, proprio ieri il sindaco di Bologna, per esempio, si è schierato in difesa del sindaco di Firenze e di quello di Venezia, dicendo è una questione di rapporti, non si possono dire prima dei sì e poi dei no. Il ministro Fitto a stretto giro ha risposto noi siamo però al governo solamente da 4 mesi, e il sindaco di Prato e presidente di ANCI Matteo Biffoni appunto invece ha sottolineato che è proprio invece una questione di rapporti nel avere i soldi del PNRR poi spenderli. Vediamo. Qui c'è un tema di fiducia. Delle due l'una: o a Dario Nardella e a Sindaco Brugnaro gli veniva detto all'inizio, dice guardate, quei soldi non ci si possono mettere sullo stadio, è ok, ma non è che si può dire guarda, quei soldi non li puoi spendere sullo stadio un anno e più dopo, quando sono stati spesi i soldi, fatte progettazioni, coinvolti altri enti. Su questo, se si cambia le carte in tavola al momento diciamo, della decisione, c'è un problema sullo stadio Franchi, certo, ma c'è un problema di rapporti, perché così diventa complicato. Allora tutto è a rischio, che ne so io. Non c'ho più certezze, quindi diciamo il tema Franchi e il tema Stadio di Venezia diventano, diciamo, emblematici di una modalità di rapporto fra gli enti locali e il soggetto decisore. Se viene meno questo clima di fiducia, salta il PNRR, ma lo dico indipendentemente che uno governi da 8 anni, come io o Dario Nardella si governa le nostre città, che al ministro Fitto che è al governo da 4 o 5 mesi. Non è questo il punto. Il punto è che questo è ovvio che è un percorso lungo, arriverà al 2026. Ci sarà un altro sindaco di Prato, un altro sindaco di Firenze, inaugureranno quelle opere. Quindi, diciamo, questo rapporto di fiducia e di relazione tra tutti i soggetti coinvolti deve rimanere a prescindere da chi c'è. Se no, ragazzi, noi rischiamo di far buttare via il paese, ai cittadini, un'opportunità praticamente irripetibile. Ecco, su questo, diciamo, vorrei dire che evitiamo le polemiche, lavoriamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, perché qui è in ballo l'interesse dell'Italia. Aggiungiamo anche che Matteo Biffoni ha sottolineato le difficoltà di tutti i sindaci di mettere a terra tutti i fondi che arrivano dal PNRR. Le difficoltà, lo ha sempre detto, c'erano già prima, figuriamoci adesso con tutte queste risorse che devono arrivare, come spenderle, come metterle a terra per la mancanza anche di personale. Insomma, la questione è molto più ampia che i soli, diciamo così, 55 milioni che riguardano il progetto dello stadio. Ascoltiamo ancora Biffoni. Sul fatto che ci siano delle difficoltà a spendere i soldi del PNRR, io penso, come dire, non so più in quale lingua dirlo e in quale platea urlarlo, non so più come fare. L'ho detto in tempi non sospetti, quando ancora il PNRR non c'era, che i comuni sono in grande difficoltà a spendere quattrini, ricevono. Lo dico da un comune che ha ricevuto molti finanziamenti, è riuscito a intercettare molti finanziamenti e si trova spesso a dover decidere quale scadenza rischiare di bucare perché poi alla fine i tempi sono questi. Quando è arrivato adesso i soldi PNRR, la situazione si è aggravata con gli stessi dipendenti, con le stesse forze in campo, con una burocrazia che è rimasta tutto sommato la stessa, perché è vero che il Semplificazioni ha fatto dei passi in avanti ma non ha risolto tanti dei temi che sono ancora in campo. Noi rischiamo, diciamo, di non arrivare a fare in tempo
a, diciamo, fare le gare e a far partire i cantieri, anche perché, aggiungo, con questi tempi contingentati tutto arriverà allo stesso momento, ci sarà un imbuto in cui per esempio i comuni di Prato, di Firenze, di Lucca, di Pisa, di Livorno chiederanno, di fare scuole, impianti sportivi, bisogna vedere se ci sono le ditte, se saranno pronte a reagire, perché questo capiterà in tutta Italia, insomma il pericolo c'è, noi l'abbiamo detto in tanti modi. Abbiamo detto snodiamo la burocrazia, date più potere ai sindaci, un po' come sul modello mitologico, modello Genova, Ponte Morandi. Abbiamo detto fateci assumere, perché ragazzi, ma chi è che viene a fare un concorso in un comune, un geologo, un architetto, un ingegnere, sapendo che 2026 gli scade il contratto? Nemmeno più l'idea del posto fisso gli possiamo offrire, e allora nel privato guadagnano di più, quindi vengono più malvolentieri. Insomma, questo noi l'abbiamo detto non si sa quante volte. Questa è la posizione di Biffoni, grazie comunque a Chiara Valentini. E tra l'altro sul tema del PNRR si rimbalzano anche in questi minuti le dichiarazioni un po' da tutti i fronti, il governo è al lavoro soprattutto con il ministro Fitto, come veniva detto, per cercare di trovare una soluzione che tenga insieme da una parte le istanze dei vari progetti, dall'altra la fattibilità, la realizzazione degli stessi. Ma appunto parlavamo di stadio, parlavamo di Firenze, e come detto ieri i toni si sono alzati tra il comune e nella figura del sindaco Nardella e la Commissione europea, perché i 55 milioni di euro che servono soprattutto al restyling del campo di Marte sembrano davvero rischiare di non arrivare, e questo mette in preoccupazione la città ovviamente da una parte, anche se i parametri richiesti all'Europa per il PNRR sembrerebbero effettivamente rispettati. Vediamo. Noi abbiamo fatto tutto in regola. Sei parole bastano al sindaco di Firenze per chiarire la posizione del comune sull'ipotesi sempre più verosimile di uno stop ai 55 milioni di euro dal PNRR che dovevano servire a riqualificare il campo di Marte. Ma i toni serrati di Nardella sono anche un modo per non alimentare altre polemiche, soprattutto dopo che ieri il botta e risposta con Bruxelles è stato tutt'altro che pacifico. Ad aprire le danze era stata una portavoce della Commissione europea, affermando che i progetti sullo stadio di Firenze e Venezia non erano parte del recovery iniziale. Falso, la replica del capoluogo toscano, il progetto dello Stadio Franchi, fanno sapere, è inserito nel PNRR approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, che ha recepito la proposta della Commissione europea. Ma c'è l'altro tema che pende come una spada di Damocle sul progetto, ovvero quella dicitura aree degradate che l'Italia stessa avrebbe inserito a suo tempo tra i parametri e che oggi gli si rivolta contro. Ma anche qui il problema semmai è di fondo. Per capire se un'area è degradata o no, lo Stato italiano ha deciso di utilizzare l'indice di vulnerabilità sociale e materiale, ovvero un valore fornito dall'Istat che si basa su 7 parametri, tra cui le famiglie monogenitoriali e quelle con più di 6 componenti, l'incidenza percentuale dei giovani o dei disoccupati, eccetera, eccetera, e che dovrebbe fornire una fotografia delle difficoltà sociali dei diversi territori, con delle storture che, tuttavia, erano evidenti fin da principio. Firenze registra un indice di 99,59, più alto, per dire, di un comune come Marradi, 97,8, distante dai servizi e a rischio spopolamento, o di Capraia Isola, il più piccolo della Toscana, 200 famiglie ma con un indice di vulnerabilità inferiore di 2 punti a quello fiorentino. E all'interno dello stesso capoluogo il discorso non cambia. Stando ai dati Istat, la zona più disagiata sarebbe il Poggio Imperiale, quella meno il Poggetto. Chi conosce la città può comprendere il paradosso. Campo di Marte sarebbe comunque considerato ben al di sopra della soglia dei 99 punti richiesti per accedere ai fondi PNRR. Quindi ha ragione Nardella, è stato fatto tutto in regola? Dal punto di vista procedurale, sì. Da quello di merito, di indirizzo, si può forse opinare che l'area del nuovo stadio sia tutto tranne che una grande area urbana degradata, concetto vincolante come ribadito dalla portavoce della Commissione europea. Ad ogni modo, la partita per cercare di far arrivare a Firenze quei fondi è tutta in mano al governo, che in un mese dovrà convincere gli eurocrati della bontà del progetto. Non potrà essere in quelle stanze il sindaco Nardella, anche se avrebbe voluto, per cui resterà serragliato in Palazzo Vecchio, insieme a migliaia di tifosi, a immaginare magari un piano B, qualora quei soldi si fermassero sulla soglia di Bruxelles. E in questa settimana abbiamo raccontato anche di altri stadi, quelli della Toscana, visto che prima che arrivasse in qualche modo il semaforo giallo dall'Unione Europea, il tema era semmai dove avrebbe giocato la Fiorentina nei 2 anni che servivano dal 2024 al 2026 per ristrutturare l'Artemio Franchi. Abbiamo in questa settimana, dicevamo, raccontato di tanti stadi e visto la situazione in tanti stadi delle città toscane, e quest'oggi concludiamo il nostro iter con lo stadio di Pistoia, per cui però, come era già abbastanza
abbastanza evidente, la capienza non sarebbe comunque adeguata alle partite di Serie A. Ci spiega tutto Patrizio Ceccarelli. Sono ore decisive queste per lo stadio Melani di Pistoia. Stasera è atteso l'ok definitivo della commissione pubblico spettacolo per la riapertura della curva nord, ma con una capienza di soli 2.000 posti. Serviranno altri ritocchi per arrivare ai 3.000 posti complessivi come atteso dai tifosi. Molto improbabile dunque l'utilizzo dello stadio Melani per ospitare le partite in casa della Fiorentina, qualora quest'ultima lo chiedesse e il comune di Pistoia fosse disposto a concederlo. La chiusura è venuta nel 2018, quindi l'ultimo campionato giocato dalla Pistoiese con la curva aperta è stato quello della stagione 2017-2018, quindi sono tanti anni, ci sono stati anche diversi ritardi nei lavori, per i quali le colpe ovviamente vanno distribuite, ecco, non puntiamo il dito su qualcuno in particolare, però sicuramente i tifosi hanno bisogno del settore caldo della tifoseria, perché comunque era un punto di ritrovo importante. Negli ultimi mesi sono stati fatti passi avanti notevoli e quindi ecco, la prospettiva può essere positiva da questo punto di vista, che per le ultime tre partite la Pistoiese possa riavere il proprio pubblico a disposizione, e chiaramente saranno anche tre partite importantissime perché la Pistoiese si sta giocando la promozione in Serie C. Michele, se la Fiorentina chiedesse questo stadio e il comune fosse disposto a concederlo, potrebbe andare bene per le partite di Serie A giocate in casa dalla Fiorentina? Sicuramente, intanto ricordiamo che la capienza del Melani con la riapertura della curva nord, che potrebbe arrivare nella serata di oggi, i posti potrebbero essere circa 2.000. Poi sono previsti alcuni lavori, insomma, secondo la bozza, il progetto, diciamo, che potrebbero portare la capienza a 3.000. Ecco, sicuramente, rispondendo alla tua domanda, è difficile, vedo difficile un trasferimento della Fiorentina, visto anche l'importante numero di abbonati e di sostenitori che ha la squadra viola. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Prato per parlare di un progetto, soprattutto di numeri che emergono dal progetto Demetra, che riguardano quello che è il tema del caporalato e dello sfruttamento lavorativo, anche però con delle prospettive positive. Sentiamo Eleonora Barbieri. Rispetto al tessile, distretto tessile abbigliamento, sulla mancanza di contratto, ma anche sulle appunto il lavorare 6 o 7 giorni a settimana e lavorare 10-12 ore al giorno. Conferma un quadro già noto alle istituzioni il lavoro fatto dagli operatori di strada della cooperativa CAT all'interno del progetto Demetra promosso da Coldiretti con il contributo europeo e ministeriale contro lo sfruttamento lavorativo e il contrasto al caporalato, a cui Prato ha aderito per avere uno strumento in più per arginare questo fenomeno che in una città multiculturale con un'imprenditoria straniera molto accentuata rischia di assumere dimensioni incontrollabili. I risultati sono stati presentati alla biblioteca Lazzarini. In un anno e mezzo di intervento gli operatori di strada sono riusciti a raggiungere circa 300 persone. Il progetto è nato per l'agricoltura, ma nel caso di Prato si è concentrato soprattutto sul manifatturiero, sia per la marginalità qui del settore agricolo che per la difficoltà registrata dallo sportello mobile di avvicinarsi agli orti cinesi. Per ragioni operative non sono facilmente osservabili, mettiamola così. Il lavoro degli operatori di strada è ritenuto importante dall'assessore all'immigrazione Simone Mangani, che punta quindi a proseguire questo cammino oltre il progetto Demetra. Che potrebbe essere la modalità più forse semplice e immediata per avere un contatto con chi neppure sa quali sono i mezzi a disposizione di chi abbia la possibilità e la voglia di uscire da una situazione di sfruttamento. Un'altra particolarità del progetto, giunto al termine della sua valenza triennale, è stata quella di far incontrare domanda e offerta nell'immediato. Con la particolarità che le persone sono già state formate per la sicurezza del lavoro e per la CCP, che è una cosa che per i datori di lavoro è conveniente. Quanti numeri, se ce ne abbiamo di aggiornati? Le persone che sono state formate sono oltre 320-330. Un tema che ovviamente tiene molta attenzione è quello dei cambiamenti climatici, e in questo si inserisce il tema dello scioglimento dei ghiacciai, a cui purtroppo anche in Italia siamo abituati a vedere. E per questo, per gli studi realizzati proprio in merito a questo fenomeno, l'Università di Firenze ha conferito la laurea magistrale honoris causa in scienze e tecnologie geologiche a Claudio Smiraglia. Vediamo. Grazie ai suoi studi e alle sue missioni nelle principali aree glaciali della Terra ha consentito di sviluppare un particolare settore della geografia fisica, la glaciologia, creando una scuola di livello internazionale. L'Università di Firenze, con questa motivazione, ha conferito la laurea magistrale honoris causa in scienze e tecnologie geologiche a Claudio Smiraglia, geografo e geomorfologo milanese che ha ricevuto il titolo dalla rettrice Alessandra Petrucci. Smiraglia ha iniziato a occuparsi di glacialismo alpino e di criosfera alla fine degli anni 70, quando era ancora
ancora un argomento molto trascurato. Oggi la scomparsa dei ghiacciai è una delle principali emergenze ambientali del pianeta. Noi stiamo vivendo da almeno 20 anni una crisi paurosa del glacialismo, paurosa nel senso che abbiamo riduzioni continue che stanno accelerando ogni estate, sia di spessore sia di superficie, e quindi stiamo perdendo una fondamentale risorsa idrica e stiamo perdendo anche un elemento del paesaggio montano di enorme attrazione turistica. Se le condizioni meteoclimatiche non cambieranno, cosa altamente improbabile, fra qualche decennio il paesaggio alpino sarà molto simile a quello appenninico e la crisi idrica avrà assunto dimensioni drammatiche. Che cosa fare allora? Brevissima scadenza, nulla purtroppo. Noi abbiamo già superato un punto di non ritorno. L'eterno suggerimento che continuiamo a dire: dobbiamo modificare le nostre emissioni di gas serra nell'aria, nella convinzione che questo avrà però una ricaduta non immediata, perché il ghiacciaio reagisce dopo un certo numero di anni, però dobbiamo sicuramente darci da fare in questo senso. E in chiusura parliamo anche di una festa, è quella del centenario dell'aeronautica militare, ovviamente celebrata anche nella città di Grosseto, ce ne parla Carlo Sestini. L'aeronautica militare compie 100 anni, grande successo per gli open day del 4° stormo caccia e della 121esima squadriglia di Poggiovallone organizzati per il centenario dell'Arma Azzurra. Dopo le cerimonie dell'alza bandiera solenne che hanno inaugurato la giornata, le caserme hanno accolto la cittadinanza. All'interno dell'aeroporto militare di via Castiglionese sono stati allestiti stand espositivi, simulatori di volo e food truck di vario tipo. I cittadini hanno potuto visitare il museo storico del 4° stormo per ripercorrere gli anni di lavoro del reparto più longevo dell'aeronautica militare. È un'enorme soddisfazione per noi, è un momento storico, emozionante. Tanta fatica sì, ma fatta con passione. Non si sentono queste fatiche, perché se poi i risultati sono questo bagno di folla, vuol dire che la comunità ci tiene, tiene i nostri valori, e come noi proteggiamo loro, loro proteggono noi. Lunga vita all'aeronautica, altri 100 anni di questi, e oggi è la festa di tutti gli italiani e dell'aeronautica militare che rappresenta degnamente l'Italia. Il 4° stormo è tante cose insieme, oltre ad essere una struttura militare è anche un'eccellenza del nostro paese, dove c'è professionalità, tecnologia e tante persone, uomini e donne, che hanno fatto della difesa della patria e delle libere istituzioni una ragione di vita. L'aeronautica militare è motivo di grande orgoglio per noi italiani, ha detto il sindaco di Grosseto Anton Francesco Vivarelli Colonna. Il 4° stormo caccia in particolare rappresenta un'importante realtà per il territorio di Grosseto e siamo entusiasti che oggi abbia aperto le sue porte alla comunità. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale, grazie per averci seguito, a più tardi.